Questa è una delle tante iniziative che non solo valorizza quello che in città è un club di moto storiche importantissimo, ma soprattutto riporta in piedi quello che è il tema non dei ricordi soltanto, ma della continuità su quello che è il Museo Storico della Polizia Municipale, sulle moto che questo Museo Storico ospita, e grazie al Motoclub, perché va detto che se questa manifestazione è stata ben organizzata e ben riuscita, oltre a quello che noi come amministrazione comunale abbiamo fatto, lo dobbiamo a loro. Quindi ancora una volta quella che è questa sinergia forte tra Federazione Motociclisti Italiani, abbiamo qui i vertici della Federazione, del Presidente del Comitato Regionale. Quindi ancora una volta la città di Catanzaro al centro di quelle che sono iniziative non solo sportive ma anche educative e storiche. E questo lo dobbiamo, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, a quello che è la collaborazione con la Polizia Municipale e il Motoclub Storico di Catanzaro. Allora, questa è una manifestazione che non parte da oggi ma parte da circa 2 anni fa. È stata costruita dietro l'input della Federazione Motociclistica Italiana, perché ha notato che il Comando di Polizia Locale di Catanzaro ha 7 moto di interesse storico collezionistico e quindi ha preso l'impegno di iscrivere al registro storico. È un avvenimento importante, e noi del Motoclub d'Epoca Catanzaro, che con i nostri sforzi, perché noi premettiamo che siamo un'associazione senza fini di lucro, abbiamo lavorato per circa 2 anni sul territorio con l'aiuto del tenente colonnello Basile a creare questa manifestazione. Speriamo che venga riconosciuto al Motoclub i meriti di questa grande manifestazione, perché fa conoscere alla città che i vigili urbani, ex vigili urbani, la polizia locale ha un bel museo e delle moto storiche che forse nessun altro comando di polizia locale possiede. È un momento molto importante per noi come Motoclub, perché abbiamo lavorato tantissimo affinché questa manifestazione avesse una riuscita e un'immagine sportiva del nostro Motoclub e della Federazione Motociclistica Italiana. E oggi c'è l'epilogo finale, c'è questo convegno dove oltre all'assessore Mungo, che ci ha dato il patrocinio del Comune di Catanzaro, abbiamo presente il vicepresidente della Federazione Motociclistica, Vittorio Angela, c'è anche il coordinatore nazionale della Federazione Motociclistica, Salvatore Pascucci, che ci segue per quanto riguarda i nostri convegni e le nostre manifestazioni d'epoca. E poi in più c'è il presidente del Comitato Regionale, Gio Piromalli, che oggi sono qui appunto per avere un connubio e un significato molto, molto legato col Comune di Catanzaro e la Polizia Locale.